Allora, oggi abbiamo avuto un incontro con il ministro Di Maio, un incontro che è stato più forse il primo tavolo operativo, diciamo, di questi mesi. Un incontro positivo perché non abbiamo raggiunto un accordo, ma abbiamo sviscerato quelli che erano i punti più controversi, insomma, le criticità a partire dal tema Navigator. E ci siamo dati appuntamento per i prossimi giorni, perché i tempi sono abbastanza stretti, per riprendere un confronto tecnico, nella speranza, quindi nel tentativo di arrivare ad un testo condiviso da poter portare in accordo Stato-Regioni la prossima settimana, quindi in tempo utile per presentare gli emendamenti in sede di conversione. Abbiamo fatto passi avanti perché alla fine la volontà di tutti è quella di evitare uno scontro istituzionale, quindi se riusciremo a trovare una soluzione condivisa che permetta di affrontare nel migliore dei modi anche la fase di transizione e questo impatto, diciamo, del provvedimento reddito di cittadinanza che tutti vogliamo che parta, sicuramente come beneficio economico, ma anche come attività dei centri per l'attivazione, quindi per le politiche attive. Quindi se vogliamo affrontare, dicevo, questa fase di transizione nel migliore dei modi, dobbiamo tener conto del ruolo, delle competenze di ciascuno e quindi andare avanti nel rispetto delle richieste anche delle regioni, che oggi sono state compatte e nell'evidenziare al Ministro il perché di certe perplessità, certe preoccupazioni, e il Ministro si è dimostrato assolutamente disponibile a riprendere un confronto tecnico, appunto, per cercare di arrivare ad un testo che possa essere condiviso da tutti.